Allora, cari amici, oggi siamo di nuovo qua per parlare di una nuova recensione. È una penna che mi è arrivata solo in questi giorni, era un po' che la volevo provare e sono appunto qua a parlarne assieme a voi. Allora, vedete, siamo in Giappone, Platinum, il modello è questo che adesso vi vado a presentare. Come al solito io sarò molto veloce in questa fase preliminare perché insomma parlare per 10 minuti di come è fatta la scatola a me non interessa e credo possa interessare poco anche a tutti voi, quindi niente, la confezione è questa, la penna è questa. Allora, vedete? Allora, si tratta di una Platinum 3776 Century con pennino soft fine in oro, 14 carati. La penna è questa, possiamo vederla. Prima di vedere la penna, vabbè, diciamo rispetto ad altre marche giapponesi, ha un attimo di completezza in più, qua il lettino di alloggiamento della penna è in una superficie tipo Alcantara, qualcosa del genere, quindi un po' più curato. Abbiamo il librettino qua, la garanzia Platinum, il libretto di istruzioni, insomma. Tutto molto scarno, insomma, sulla confezione, come anche se vi dico che appunto è leggermente un po' più curata ad esempio, di alcune altre case, tipo a Pilot o altri. Diciamo, qua c'è un po' più di cura nella confezione, ma poca cosa in più. Ok, ma andiamo subito a parlare invece della penna, nelle sue caratteristiche salienti. Allora, vabbè, c'è una cartuccia di cortesia. La penna allora è questa, classica forma giapponese, design classico loro, nessuna novità in tal senso, ok? Però a me piace molto questa classicità, piace molto. Finiture in ordine, insomma, stiamo parlando di penne fatte veramente bene, resina, leggermente traslucida e trasparente, cioè. E questa dei riflessi verdi che spero, vediamo se riesco a offrirli meglio come contrasto, beh, si vede poco, ma qua si vede un po' che ha un riflesso verde e c'è anche in altre colorazioni, c'è anche in blu, insomma, ha diverse colorazioni. Ho preferito questa verde perché normalmente a me piace su queste penne un po' trasparenti. Cioè che hanno comunque una colorazione di fondo nella resina, caricarle con un inchiostro che sia dello stesso colore, no? Così so subito che la penna verde ha l'inchiostro verde. L'ho caricato con un ottimo Edelstein, Pelican Edelstein Olivine, che lo trovo molto, molto buono. Questa serie di inchiostri la trovo notevole ed è stato caricato appunto con quel verde lì, molto bello, mi piace quella tonalità di verde come inchiostro. Adesso andiamo a parlare proprio della penna. Allora, come vedete, apertura vite, apertura classica, ma a me piace molto, pennini in oro, soft fine, e niente, ha poi un bellissimo converter, è già stata caricata da me, al suo converter, molto bello, molto ben rifinito. Meccanica sempre precisissima, al tatto un'ottima sensazione, penna leggera, si può calzare, questa è una delle penne che posso calzare utilmente anche se a me non piace tantissimo, ma non trovate molte differenze tra il calzamento del cappuccio o meno, ma io preferisco sempre lavorare senza cappuccio, quindi lo metto qua. Allora, pennino soft fine. Allora, questo è un pennino che lo dice il nome stesso, ci lancio un po' nell'empireo dei pennini, diciamo, elastici, flessibili, ma io lo definirei più un pennino elastico, non un flessibile. Allora, la differenza qual è, almeno per quanto riguarda le mie diciture? Allora, l'elastico è proprio questo pennino qua, cioè questo pennino qua, se voi guardate, lo metto qua. Se io vado con una pressione, lo vedete, lui flette, quindi sono in un ambito sicuramente elastico, ma se guardate la punta, i rebbi non si aprono, ok? I rebbi rimangono quasi nella loro posizione di quiete, cioè anche sotto pressione
rimangono uniti. Allora, però il molleggio c'è tutto e dà un comfort di scrittura eccezionale questa penna. Quindi io la adoro come sensazione di scrittura perché pattina e per giunta è come veramente pattinare sul ghiaccio. Il suo pennino mi permette, quando imposto le mie traiettorie, mi segue veramente, cioè mi segue il movimento scrittorio senza derapate pericolose oppure scivolamenti improvvisi che mi possono far sfarfallare il tratto. Invece questa penna è precisissima ed è comunque veramente un fine quasi che va sull'extra fine, secondo me, perché veramente, vediamo se è il caso di contrastare. Ne faccio qualche un'altra, poi valuto il contrasto sulla carta. Vediamo se è il caso di contrastarlo o meno, ma mi sembra che vada già bene, si veda bene. Allora, vedete che io riesco veramente a un piacere veramente utilizzarla. Precisa, flessuosa, cioè questo leggero movimento è molto gradevole e piccole variazioni di tratto si vedono, le vedete. Perché comunque la pressione della mano c'è sempre, cioè anche se non sto imprimendo nessuna pressione, però con la mia gestualità chiaramente già solo con la prensione qualche grammo di carico sulla punta lo vado a trasferire. Veramente sensazioni gradevolissime, assolutamente gradevoli. E chiaramente posso spingere un po' di più sull'acceleratore, quindi dare pressione, però vi ripeto, lo vedete, i rebbi non si aprono, si vede molto bene. Lo vedete, lui flette tutto il pennino, ma i rebbi non si aprono. Quindi io direi che non è assolutamente un flessibile e non è atto alla vera e propria calligrafia formale, però è un pennino per la quotidianità e che può dare però molta soddisfazione e comunque farmi incamminare su quella strada che mi porta all'utilizzo di un pennino più flessibile. Perché adesso poi vi faccio vedere, in alcuni casi ci sono dei corsivi tipo lo Spenserian americano che non ha bisogno di grosse pressioni, quindi una penna del genere può trovare un'applicazione anche in quel tipo di corsivo. Si comporta comunque bene se io applico delle forze maggiorate, vedete che cominciano a vedersi contrasti evidenti. E lo faccio con sforzo, ma neanche più di tanto, quindi è una cosa che, perché ha un bel fine e quindi riesco a contrastare le mie scritte. Vedete il contrasto, c'è tutto. Insomma, quando premo sull'acceleratore, insomma, lei mi viene dietro, però vi ripeto, non riesco. Adesso vi proverò a fare un corsivo inglese e vedrete che io, cioè, avrò delle effettive difficoltà perché non aprendo più di tanti rebbi non riesco a dare quel, cioè un ottimo fine, ma una scarsa ombra, diciamo. Quindi in pressione lei mi dà un po' di problemini. Vi faccio riprendere un attimo il fuoco, vediamo di migliorare un attimo il fuoco. Ok, allora proviamo a fare un corsivo inglese. Non ci sono scricchioli, ha una morbidezza veramente eccezionale. È veramente un piacere usare questa penna.
Eccoci qua. Allora, è venuta una roba onorevole, ma vi posso assicurare, purtroppo io vi posso parlare di tante cose, ma insomma, della fatica che faccio a scrivere non la posso descrivere. Non è una roba immane, cioè non devo premere in una maniera abnorme, però ci sono altre penne che possono fare decisamente meglio. Invece qua la mia pressione mi va veramente a diventare importante sul pennino e quindi potrebbe essere affaticante. Quindi, se ho sta penna, devo fare un biglietto anche in corsivo inglese. È chiaro che un breve biglietto, due pensieri li posso buttare giù. Ma se devo scrivere tantissimo, come magari compilare, come a volte mi capita, centinaia di buste, assolutamente non potrei usare questa penna perché stancherei subito la mia mano, il mio arto. Ok? Quindi è più per un uso come questo. Però, come vi dicevo, può assolutamente dimostrarsi performante e agevole in altri stili scrittori formali, tipo appunto anche io non sono un grande amante dello Spensieri americano, però è una scrittura che ha solo, cioè molto leggera, quindi difatti ci si esercita anche con delle penne tecniche. Basta che siano molto sottili, però questa penna può risultare, siccome è molto scorrevole e anche precisa, quindi vi guida nel tratto, come ho detto prima, può essere utile fare esercizio per farlo spensieri, che adesso lo provo a fare, non è il mio stile preferito, però lo facciamo e ha poche pressioni su alcune lettere particolari che adesso vediamo. Ecco qua, c'è una pressione sulla asta e vado a fare, lei un po' me la porta. Sulla F ho un po' di pressione nella parte finale, lei me la fa. Vedete, non ho mai pressione, sto scrivendo col peso della penna. Sono molti ampi gli spazi. I raccordi tra una lettera e l'altra, è proprio una scrittura molto ariosa. Anche sulla P schiaccio un po', vedete, me lo restituisce. Ah, la T, scusate, qua un po' di ombra, scusate, una delle lettere che ha l'ombra. Niente, avete visto, su questo modello di scrittura, su questo stile, può essere veramente conveniente usata. Quindi, veramente una gran penna, io l'adoro per questi tipi di utilizzi, no? Insomma, siccome lo reputo un ottimo pennino elastico in questo caso, no? Perché per me è flessibile, vi ripeto un po', la flessibilità è quando i rebbi proprio si aprono, cominciano a lavorare, insomma, vedo che senza difficoltà mi vengono le zone in ombra, quindi in spessore. Qua purtroppo devo insomma andare a lavorarci con la mia pressione con la mano, quindi non va così bene, ma è un pennino che nasce secondo me per altre cose, però ha un giusto approccio in questo caso con questi tipi di calligrafie, insomma, dove non ci sono grandi momenti di pressione durante l'uso, questa penna va benissimo perché mi segue precisissima e è anche molto confortevole. Niente, con questo vi saluto e vi ringrazio come sempre per la vostra cortese attenzione. Ciao a tutti. Guarda, e eccomi qua. Sono rimasto bugerato, anch'io. Quindi, nonostante la mia promessa di non acquistare più nessuna penna stilografica, ho preso questa Platinum col suo converter, Platinum con il pennino Extra Fine. Eccolo qua.
veleno veramente con la punta a spillo. Quindi adesso facciamo la grande prova. È un Pelican 4001 nero, però non è diluito con acqua, perché va bene così. Mi piace il tratto molto scuro, ma mi piace anche il tratto non scurissimo. Facciamola bere bene. Ecco qui. Ha una bella resina, un bel colore blu. Eh no, eh sì. È estremamente sottile, veramente, sì. L'inchiostro è lo stesso, anche questo era lo stesso inchiostro. Cioè, questo che è già sottile, questo è veramente un capello. Non pensavo che sarebbe stato più o meno come questo, che è già molto sottile, perché se io prendo un extra fine della Waterman, cioè l'extra fine della Waterman è più grosso e meno sottile, quindi questo si può dire che l'extra fine standard, potrebbe essere un Lamy extra fine, potrebbe essere qualunque extra fine, un Pilot extra fine, qualunque extra fine, insomma. Ma questa Minerva del 1935-40 è più fina, è veramente molto fina. Ma pensavo che mi sarebbe inteso, perché pensavo che questa eguagliasse questa, che non potesse superarla. E invece, oh, sono contento, sì. Mamma mia, questo per fare dei particolari finissimi. No, parliamo della scrittura. Scriviamo, disegniamo, scriviamo a livello, non lo so, dei miniaturisti del Medioevo. È veramente la penna più ultra, super, iper, stra fina che esista in tutto il mondo.